L'INPS pagherà i sussidi ai lavoratori ASU ed ex-PIP. Intanto però i funzionari regionali dell'istituto dovranno verificare l'esatto ammontare del debito della regione siciliana nei confronti dell'istituto di previdenza. A quel punto, se l'amministrazione assumerà un impegno formale a rientrare, anche con soluzioni rateali, si potrà stipulare una nuova convenzione. È stato evitato in questo modo lo stop ai versamenti dei quasi 9.000 precari siciliani. Ieri la protesta a Roma dell'assessore regionale al lavoro, Mariella Ippolito, che alla fine ha incontrato il direttore generale dell'INPS, Gabriella Di Michele. Sono stati così avviati i pagamenti per quanto riguarda il mese di gennaio. L'esito del confronto romano è stato illustrato questa mattina dall'assessore Ippolito ai sindacati e ai lavoratori radunati davanti alla sede dell'assessorato regionale alle politiche sociali. L'assessore ha parlato di un difetto di comunicazione che poteva essere risolto solo con un incontro diretto. Intanto, il governo regionale a Roma ha continuato a lavorare anche sul fronte dei fondi strutturali e quelli del patto per la Sicilia. Il presidente della regione Musumeci parla di un notevole ritardo accumulato negli anni precedenti con il governo Crocetta. Entro quest'anno dovranno essere certificati infatti oltre 750 milioni di euro del fondo di sviluppo regionale, ma al momento ne sono stati spesi appena 7. Anche di questo si è parlato nell'incontro con il ministro per la coesione territoriale, Claudio De Vincenti. Con il Ministro e con il Governo abbiamo concordato una cabina di regia, un gruppo di lavoro che si occupa esclusivamente di monitorare e accelerare la spesa in Sicilia. 5 miliardi avremo da spendere entro i prossimi 5 anni. Accelerazione sui lavori in corso avviati con il Patto Sicilia e anche abbiamo condiviso l'esigenza di una messa a fuoco migliore sulle priorità chiave per la regione.